Questo convegno consente di portare anche al di fuori del nostro perimetro professionale argomenti che hanno sicuramente una rilevanza sociale, e dove c'è rilevanza sociale non può non esserci l'avvocatura. Lo sport è un momento di crescita, ma è un momento di crescita fatto di regole che devono essere prima di tutto scritte e poi osservate, e dove ci sono le regole la funzione dell'avvocato è assolutamente indispensabile, sia per istituire le regole sia, come ho detto prima, per farle osservare. L'avvocatura a livello scientifico ha colto anche l'importanza dell'oggetto del diritto sportivo, e difatti anche il Consiglio Nazionale Forense ha dal canto suo istituito una commissione di diritto sportivo, ma il diritto sportivo è tra l'altro una branca del diritto che fa parte di quelle che io definisco nuove frontiere, che necessitano di approfondimento e di specializzazione, perché costituiscono anche un'interessante prateria da esplorare, soprattutto per le giovani generazioni più disponibili ad affrontare il nuovo. La partecipazione dei colleghi, la partecipazione anche di persone esterne all'avvocatura ci dà proprio la misura che in realtà abbiamo forse colto nel segno, cioè mostrarci non più come persone lontane dalle persone, dalla popolazione, dai cittadini, ma proprio come vicini a loro, collaboranti con loro, e questo può essere un punto di partenza proprio per farci vedere sotto un altro aspetto, cioè non più quelli che sono lì soltanto per lucrare, perché così ci vedono molti, ma piuttosto per collaborare con loro, per aiutarli, per avere giustizia. Il convegno di oggi è, a nostro giudizio, di fondamentale importanza, perché rientra comunque nelle nostre idee di avvocatura quale punto d'incontro, ponte fra le istituzioni e i cittadini. L'avvocatura deve rappresentare un ponte come corpo intermedio fra le istituzioni e i cittadini, che devono vedere nell'avvocatura un interlocutore sempre disposto al confronto. Beh, certamente oggi l'avvocato, che svolge anche la propria attività nell'ambito del mondo dello sport, è chiamato a dover confrontarsi con diversi ambiti. L'avvocato cosiddetto sportivo deve conoscere di diritto civile, di diritto penale, di diritto amministrativo, di diritto dei minori, di diritto dei migranti, e quindi un avvocato a 360 gradi. Non dimentichiamo poi che da pochi anni si è assistito, il legislatore italiano ha comunque riformato completamente il mondo dello sport, il mondo dell'associazionismo, del dilettantismo, del professionismo, e quindi l'avvocato comunque ha un ruolo anche centrale in questo nuovo sport, in questo nuovo ordinamento sportivo che si è venuto a delineare. Convegno importante perché lo sport è uno dei settori che hanno ottenuto negli ultimi decenni più notorietà da un punto di vista sia economico che di notorietà tra gli italiani. Però purtroppo noi siamo un popolo di poeti, santi, navigatori, ma anche sedentari. Direi un popolo di sportivi da divano, ci piace chiacchierare, dare suggerimenti, però praticare poca attività sportiva. Basta pensare che un euro investito in attività sportiva oggi significa 3 euro risparmiati tra 20 anni per la spesa sanitaria.